Oh! Questo posto deve piacervi parecchio. Ma in verità, non date l'impressione di essere molto religiosi. Questo è vero. Abbiamo lasciato i nostri dei ad Haiti. Qui siamo forti anche senza di loro. Questa chiesa è incredibile. È incredibile che un posto del genere sia ancora messo bene. Di qua. Sentiamo allora. Come mai Placid non sapeva del biochip? Non perché lui è stupido. Pochi dei nostri sanno del Compeki. Ma Placid, lui è... Yombet de Bat. E cosa? Lui è cosa? Mi ricorda molto comunque la zona dove si nascondevano i Railroad. Dove andiamo? Tra poco lo vedrai. Ma perché c'è sempre una chiesa? Effettivamente anche i Railroad erano nascosti sotto una chiesa. È vero. Non ci stavo pensando. Stavo pensando, effettivamente sono molto simili. Ho il biochip dentro di te. Strano. Non gliel'ho permesso. Esatto, non gli abbiamo dato modo di farlo. Il nostro lavoro. Ma è una metropolitana? Next tunnel della metro. No, fa parte del sistema Maglev intercontinentale. Collegava tutti gli stati. Ma smettila. Dopo la guerra è collassato, come la rete. Ma smettila, cioè era una metropolitana che collegava gli stati, incredibile. Cos'è sto bestione? Mamma mia. Avrebbero dovuto distruggerlo. Avrebbero dovuto distruggere una roba del genere. Farti interagire con il costrutto. Avrete la vostra versione interfaccia? Avrete la vostra versione di interfaccia Synthetech. Abbiamo la nostra versione di tutto. Non usiamo niente della città. Questo lo immaginavo. Prima dimmi perché volete Johnny. Ok, aspetta. Prima voglio sapere perché vi serve Silverhand. Vogliamo contattare Alt Cunningham. Sappiamo che lei e Silverhand erano intimi. Alt. Il relic a cui la Rasaka teneva tanto è la nostra unica pista. Alt Cunningham, l'ho sentita nominare. Oh, dove? E da chi? Non sono cazzi vostri. Come attiriamo Alt? Come pensate di contattare Alt? Cercheremo di isolare un frammento unico dell'engramma di Silverhand dal biochip. Alt lo riconoscerà. Se le è rimasta un po' di umanità dopo anni oltre il Blackwall, risponderà. Aspetta. Non avevi parlato di andare oltre il Blackwall? L'ho appena fatto. Direzione connecte. Connection stop. Pare che tu sia l'esca. Johnny, pare che tu sia l'esca. Sei d'accordo? Sì, va bene, fa quello che dice. Va bene, entriamo. Procediamo. Ghiaccia! Come direbbe Monitor. Ma perché la gente mi infila sempre tubi in testa senza che io possa dire niente? E ora? Ok. E ora? Ah, stronza! Johnny? Johnny? Vai, plongi. Johnny? Dove sei, Johnny? Ma perché io devo stare nel ghiaccio? Forse perché probabilmente mi surriscalderei. Però perché? Perché solo io? Oh, sono di nuovo qui, in questo mondo cibernetico. Nel cyberspazio. Dove siamo? Dove siamo? Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Clic. Un ponte per la rete oscura. E ora? E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. Ma perché lagga tutto? Avete una rete incredibile con 100.000 di download? Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverhand per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Alt. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Ehi? Ehi? Che cazzo fai? Cosa tocchi? Cosa tocchi?
Mi sa che siamo a un concerto. Ma... ehi? Ok, stavo dicendo, è normale che siamo ancora qui? Cosa succede? Cosa succede? È l'ultimo concerto! No, forse non è l'ultimo, quello dove poi andiamo a sparare e a buttare la bomba. Forse è un concerto. Concerto finito. No, forse no. Forse è proprio quel concerto. Ma dai! A chi ha sparato? Johnny! Johnny! Che cazzo fai? Così non va, per niente! E poi? Che vuoi fare, eh? Trascini un corporativo sul palco, lo fai inginocchiare, lo cospargi di benzina e gli dai fuoco? Ehi, tesoro, ciao! Sacca merda! Non è la tua band! Guarda che non sei da solo! Lo so, hai ragione, Kerry. Che sai perché lo faccio? Sai benissimo perché l'ho fatto. No, no! Per far incazzare la Rasaka fino al punto di farti riempire di piombo! Succederà prima o poi. Solo quello che ha una visione per la band. Ma sono l'unico che ha una visione. Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo. Bella chitarra, Johnny. Prendiamole. Certo, Kerry. Dicevi che saresti venuta stasera, abbiamo fretta? Abbiamo fretta, eh? Ma guardati, tutto teso e incazzato. È un mondo molto meno rosso ora. Ci diamo dentro? Johnny, ciao! Ella, che cattiveria, signorina? Signorina, sa quanto costa quel coso? Nel 2020 sai quanto costa quella bottiglia? La Madonna, signora. Non posso mostrarle queste scene, però, dai. Belle quanto vuoi, ma certe cose non le posso mostrare, purtroppo. Ecco, ti pareva. Allora, io le lascerei anche in realtà alcune parti, ma voglio proteggere il mio canale, sai com'è? Stanno continuando a puntare il suo ciondolo. Stanno continuando a, come posso dirlo, a metterlo proprio in vista quel ciondolo. Santo cielo. Un vero peccato, cazzo. Devi sempre rovinare tutto, hai ancora voglia di litigare? Che c'è? Fumare dopo aver scopato non è abbastanza zen per te? Dobbiamo riscrivere l'arte della guerra? È finita, Johnny. Basta. Solo non volevo sparire senza dirti qualcosa. Non devi per forza sparire. Non devi per forza sparire. Posso sempre... Cosa? Scoparmi quando non hai nessun altro? Ma dai! L'idea è quella, non è questo che sei? Non è l'unico motivo per cui sei qui. Ma dai, io non posso. Sai essere un vero bastardo, John. Lo so, cazzo, oggi sei davvero insopportabile. Cazzo, proprio non ti sopporto. Non solo oggi. È avvilente la tua mancanza di sottigliezza. Strano per un artista. Beh, senti chi parla. All'improvviso non ti vado più bene. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti. Tutti lo sanno. Se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe. Ma io sono uno con degli ideali. Ma? Esatto. È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai. Tutto. Un'enorme menzogna. Tu sei una menzogna, stronza. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo.
Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi morte alla Arasaka. Hai capito tutto di me. Ti piace cambiare gli uomini, vero? Ma dai, proprio in faccia. Ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo al... Anche io ho da fare, devo censurarti il culo, stronza. Prendi, abbiamo finito qui, levati dal cazzo. Sei confusa, levati dai coglioni e paura della Arasaka, ecco. Hai cosa. Paura? Proprio come Kerry, vigliacchi. Solo io ho le palle per dire alla Arasaka il fatto suo. E la cosa vi terrorizza. Tutti quanti. Ma certo, Johnny Silverhand, incompreso da tutta Night City. Giusto, è questo il problema. Vabbè, abbiamo finito, vaffanculo. Sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... Cosa pensavi? Eh? Sta zitta e basta. Sta zitta, vattene. Ascolta, non ti voglio neanche dare una risposta. Vai via. Sei senza speranza, cazzo. Non sai un cazzo di me. C'è solo questo tra noi. È questo che siamo. Scopamici? Ehi, Kerry! Ehi, dove vai? Ma, scusami, gli hai detto che non siete nient'altro che più che scopamici e poi la rinsegui? Ti accompagno a casa, ho finito la roba, dove vai? Non ti accompagno a casa. Dai, ti accompagno a casa. Hai finito i booster, eh? Quindi, per quanto rimani incazzata? Per quanto tempo pensi di restare Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Un'altra volta. Un'altra volta, Chumba. E se non ci fosse nessun'altra volta? Ah? Johnny Boy? Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Non so che sei qui. Ma scusami? Ma perché non sparava? No. Io ho sparato addosso al tizio e non è morto. Cioè, in sostanza sono morti 2 su 4. Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Probabilmente fossimo corsi via comunque, sarebbe finita uguale. Questo è un ricordo, d'altro canto. Non poteva andare diversamente. Ma un gattino! Ecco perché Johnny simpatizza col gatto senza pelo, perché lo vede anche qui. Ti hanno sistemato per bene. Chi è? Dove sei? Ma è Neo! È Matrix, veramente! Era Johnny di un'altra realtà, di un'altra vita, questo! Johnny, è Johnny, Johnny. È ora di alzarsi. Signor Anderson! Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Ma... dov'è Alt? Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda. L'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Ehi, salvatore! Dice di chiamarsi Thompson. Thompson, eh? Sei quello che mi ha portato qui da Watson? C'eri tu, lì, a Watson. Dobbiamo parlare. Sì. Ok. Stai insieme con lo spunto, ma dovresti cavarti. tanto peggio di così. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Va bene, Milt, grazie. Johnny. Dimmi. Vaffanculo, tanto non mi ascolti. Quello è vero. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Non molto. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. Questo l'avevo capito. Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no. Era una scheggia.
Non l'ho visto. Del genere non li trovi dal rigattiere. In questo tempo, nel 2020 forse, nel 2077 li vendono tutti. Comunque, ti è andata bene, cosa allora, vuoi? Cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede? Nah, la mia storia ce l'avevo. Ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Quindi eri anche tu interessato ad Alta, di me non gliene frega nessuno. La tua donna, no? Non sono cazzi tuoi, Alta non c'entra un cazzo. Il rapimento di Alta è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. No, hai non è vero. Il lavoro che fa. La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Ok, sì. Quindi, dov'è il minchia? A che punto vuoi arrivare? Alzati e bevi. Ok. Grazie dell'aiuto. Sa che la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Dov'è la tequila? Ho bisogno di cucire un po'. Di mettere un po' di alcol sui punti, aspetta. Quindi dicevamo, che cosa vogliono? Okay, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un'IA. Ti dice qualcosa? Per adesso no. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Pensa all'Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? Chi mi ha rubato l'anima è stato giustamente Saburo, ma usando il programma di Alt. Bella storia. Quante strozzate, dimmi il resto. Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Hai voglia. Storia trita e ritrita. Arasaka ha voluto provocarmi e c'è riuscita. Sì, e tra un po' mi strapperà anche l'anima. Ah, sai. Quindi, che bello. Che vuoi fare? Vieni con me. Dove? All'Arasaka Tower. A riprendere Alt. Andiamo a fargli il culo. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Vieni con me, ti lascio guardare. Conosco la gente dell'Atlantis, andiamo a prenderli. Prima passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciumoli. Andiamo a prendere i rinforzi. Ti aspetto in macchina, non metterci tanto. Aspetterai. Ok, signorina. Esatto. Chissà se la città è diversa nel due... Oh, non lo posso visitare, purtroppo. Dove cazzo è Rogue? Di sopra. Siediti. Non muoverti. Stai a cuccia. Ok. Ah, giusto, non abbiamo impianti qui. Posso ballare? No, a quanto pare no. Ma fammi vedere. Ce l'ho un inventario. Ho qui una cambiale con sul tuo autografo. Hai visto Rogue? Hai visto Rogue. Di sopra. Ok, grazie. Ma ho sentito che voi due non... Beh, hai sentito male. Esatto, non sono fatti tuoi. Rogue, tesoro. Cazzo. Johnny, me la dai una mano? Va bene, gli do un pugno alla Fonzi. Credevo non volessi più parlarmi. Boh, a quanto pare lo sto facendo. Giusto, colpisci. E adesso? Adesso puoi anche andare a fanculo. Ma che stronza? Adesso mi rubo la tua bibita, vaffanculo. Johnny. Dimmi, che come succede? Va, Engels? C'è un incontro privato in corso. E Rogue c'è? Anche Rogue è lì. Sì, solo che... Sì, sì, incontro privato, ho capito. Prometto di essere super discreto. Ah, incontro privato, certo. Dio, odio questa cazzo di città. Scusa, ah ok, no. Ehi là, ciao. Non ti conosco. Non ti conosco. Non è un problema. Basta che tutti gli altri conoscano Johnny Silverhand. C'hai ragione. Allora, senti, mi serve il tuo aiuto. Mi serve il tuo aiuto. Stiamo aspettando un cliente. Davvero? Uno che apprezza la discrezione. Anch'io ho un lavoro. Anch'io ho un lavoro per voi. È urgente, ma la paga è buona. Quanto? Fatti i cazzi tuoi, non ti riguardo. Ora sì. Il Rocker ha tirato fuori il portafoglio. Non ci arrivi. Non è qui per un cazzo di lavoro.
Mi sta prendendo per il culo. L'ultima allora volta... Allora stavolta fatti furba. Fatti pagare in anticipo. Esatto. Allora? Quanto, Rocker? Abbastanza, va bene. Il doppio della vostra tariffa è importante, i soldi non sono un problema. È importante. Dimmi quanto vuoi. Ah, quindi o caghi i soldi o pensi che non sopravvivremo per prenderli. In ogni caso, Rocker, tu vieni con noi. Era quello che volevo, infatti. Cercherò altrove affare fatto. Okay. Affare fatto. Davvero urgente. Cazzo, sì, Johnny, molto urgente. Ti seguivano. Mr. Silverhand. Ma dai! Certo, posso finire il drink? Certo. Fatemi solo finire questo. E glielo spacca in faccia. E ti pareva. Ma dai, è morto. Facciamo attenzione, ragazzi. Ma è apparso all'improvviso, ma dai. Comunque c'è da dire che questa pistola di Silverhand è veramente una bomba. Ma scusa, Che cosa mi stai dicendo? Allora, io ho solo quest'arma. Io ho solo quest'arma e l'attacco fisico di quest'arma è una litata di fuoco incredibile. Devo ammetterlo. Un po' mi mancava. Sì, la gente che ti spawna da dietro? È questo che ti mancava, Rogue? Soldato a terra! Non riesco a prenderlo. La visuale di Johnny è molto rallentata rispetto a quella di V. Mamma mia, io voglio la pistola di Johnny. Voglio la pistola di Johnny, porca troia. Se fa sto colpo incredibile di fuoco, la voglio. Ma perché Johnny è più lento di V? Johnny è molto rallentato rispetto a V. Poi i nemici vabbè che spawnano a cazzo di cane. Ma non ci penso proprio. Ascensore, ora! Johnny è molto lento. È molto lento in tutto. A sparare. A... nella visuale. Porca troia, Johnny. Qualche volta? Secondo me c'è qualcuno dentro. Strano, ma vero o no? Muovetevi allora, no? Forza! Come è spento? Ci vuole ancora molto. Abbiamo un po' di problemi. È della main? Ah no, è alt. Ci scommetto. E allora prepariamoci, no? Per un attimo alt mi sembrava della main dalla voce. Thompson mi aspetta in macchina. Chi? Media, non lo conosci. Mamma mia. Certo che come attacco stun sta linguata di fuoco è ottima. È un'ottima idea sta linguata di fuoco per stannare i nemici. E soprattutto toglie un bel po' di vita anche. Sparate! Merda, granata. Vieni qua, ne manca solo una. Ecco fatto, tutto risolto. Ehi, stronza, porta i miei saluti all'inferno. Minchia! Con calma, Thompson. Ah, devo... va bene. Svelto. Andiamoci. Svelto. Dovevo guidare io, eh. Seguiteci, forza.
Certo non mi aspettavo tutto questo. Abbiamo compagnia. All'estate. Ma mi ha fatto il dito medio, Rogue? La Rasaka. Se ci colpiscono siamo fottuti. Se riesco a fargli esplodere la macchina abbiamo già un risultato, eh. Ma dai, ma perché sto tizio non muore? Chissà che cazzo ci trovava in te. Ma dai, ma c'era ancora gente dietro. Vabbè. La macchina non mi sembra messa benissimo comunque. Ma credo che fosse, non fosse scriptato il fatto che ci fossero dei nemici lì. Cioè nel senso, non dovrebbe essere nel momento in cui c'è Johnny. Comunque la città a me sembra uguale. Forse siamo al sicuro. Fermo da qualche parte e parliamo. Mi sembra abbastanza uguale a com'è adesso la città. Ma non ci giurerei. Forse qualche dettaglio cambia, ma non vorrei dire cazzate. Ok, quindi chi è che dobbiamo tirar fuori dalla Rasaka? Una mia amica. Netrunner dell'ITS. Ah, oh, certo. Ah, certo, una puttanella che ti scopi, eh? La storia migliora ogni minuto che passa. Come vorreste fare? Uno di voi due stronzi ha un piano. Sì, li distraiamo. Facciamo casino. Facciamo un concerto, chiama Nancy. Nancy, lei sa come radunare una folla. La chiamo. Organizziamo un party sotto la Rasaka Tower e alziamo. E facciamo volume a tutto casino! Sarà un concerto da ricordare. Ma perché Johnny ha sempre una tequila vicino alla mano? Credo che sia il suo drink preferito. Vabbè, l'abbiamo capito, dai. Scusatemi. Ehi, questo concerto non è autorizzato, strozzi! Ma dai! Ma i nostri inviati sono sulla scena alla Rasaka Tower. E tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Davvero? Ah, ottimo. Che strano sti modelli vecchi. Stai registrando? Stai registrando tutto. Perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare. Ma sta lontano. Va bene, mi levo dai coglioni. Certo che 50 anni fa comunque la moda rispecchia quella di oggi, eh? Lo conosci bene? No, perché? No, ma che importa? Non mi piace, non mi fido di lui. E i media portano sfiga. Cosa? Sfiga. E se qualcuno poi trova la registrazione di noi che ci infiltriamo nella Rasaka Tower? Preoccupatene se ne usciamo vivi. Dai, non c'è molto tempo. Stiamo ancora nascondendo. Il main. Ma io ho solo quest'arma? Ma che palle. No, ma la Rasaka cos'è? Ancora in costruzione qua? La stanno ristrutturando? Ecco fatto. Di qua? Coprimi. Ma non ti portare. Vediamo dietro il cadavere. Quattro in vista. Vengo da me. Prepara. È un quattro in arrivo. Sparate! Sparate! Cinque secondi e siamo dentro. Pronto? Qualcun altro? Direi che 5 secondi sono più che no! Abbastanza. Così mi piacete. Ma se li ho fatti tutti fuori io, Rogue. State concentrati. Minchia. Non è... Ma stai buono. No, sono tutti miei. Chissà se Johnny scivola.
Oh, giusto. Niente telecamere, baby. Non mi piacciono le registrazioni. Tutte le unità a rapporto. Aprire. Ma aprimi sto cazzo, scemo. Scusami. Io ho visto un attimo allungarsi il collo. Ma quanto è tosta sta torretta? No, ma per favore, voi non sparate, mi raccomando. Mi raccomando, voi due non sparate, per favore, eh. Devo fare sempre tutto io, Maledizione a voi. Vabbè, niente telecamera abbiamo detto, no? Comunque, 50 anni fa la Arasaka aveva veramente poche protezioni, eh. Poca gente, poche torrette. Solo che le torrette hanno un fottio di vita. Guarda quanta vita c'hanno e quanto poco noi gli togliamo. Ma poi dove stanno mirando quelle torrette? Seriamente. Dove state mirando, sceme? Manca solo quella. Vabbè, i miei compagni non sparano dove devono. Le torrette sparano a cazzo di cane, ma vi levate dai coglioni? Aiuto, fate qualcosa, su. Fate qualcosa, oppure qua non andiamo più avanti, no? Ecco fatto, finalmente. Porca troia, quanto ci vuole per toglierle, per togliere la vita a ste torrette. Ci provo io. Porca puttana. Permetti? Ecco. Prova questa. Esatto, dai. Ecco, 3, ce lo siamo portato. 2, 1. Perfetto. La Madonna. Attacco terroristico! Ma quanto è veloce il tizio vestito di bianco? Ah, si chiama Akira, tra l'altro. Aspetta, Akira. Avanzate! Sì, li abbiamo in pugno! Ma si è ricaricato la vita. Raggrupparsi e riorganizzarsi. Ma sta buono, Akira. Brutto scemo. Ecco. Così siamo sicuri che in vita non ci torni, almeno. Ecco fatto. Ti consiglio di non disturbarla. Cosa hai fatto ad Alt? L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Il Soul Levati Kill. Dal cazzo. Ma sei stati noi? Johnny? Mi senti? Ehi, mi senti? Alt. Mi sa che l'abbiamo ammazzata. Non farmi Alt, questo. Avanti, non farlo. Mi sa che l'hai ammazzata strappandogli via il filo, eh. Mi sa che è stata colpa tua, Johnny. Che cazzo fai? Stai ancora riprendendo. È
tutto quello che ci resta da fare, mostrare la verità. Ma vaffanculo! È inutile! Lei non... Johnny! Oh, fermati! Vuoi ammazzarlo? Sì! Dobbiamo andare. Cazzo, sì, se voglio ammazzarlo! Quindi, in realtà, secondo me, non è morta, è rimasta nella rete fino ad adesso e in qualche modo la troviamo. Su, forza. Di quello che vuoi dire. Non mi avevi detto di alto niente di niente. Wow, eri un vero stronzo. Cos'è successo, Thompson? Thompson, che gli è successo? Non lo so, non abbiamo più lavorato insieme. Ma ah, chissà come mai. Forse perché gli hai spaccato la faccia per sentirti meglio. Quello era un avvoltoio. Voleva usare Alta fin dall'inizio. Quando l'Arasaka l'ha fatta fuori, per lui... Ha scritto un bell'articolo con una mascella spaccata. Cristo, l'avrebbe ammazzata lui stesso se non l'avessero fatto loro per la sua cazzo di storia. Vero. Non mi avevi detto niente di lei. Non mi avevi detto nulla di Alta. Ce n'era bisogno? Cosa dovevo dirti? Esatto. Che stavate insieme? Che ha programmato lei il Soul Killer? Che è morta? Secondo me non è morta. Te lo ripeto. Come cazzo ci aiuterà ora? Facciamo una seduta spiritica. Non è morta. È riuscita a fuggire. Ho visto il suo cadavere. Soul Killer. Alta è scappata. Nella rete. Ci ho azzeccato. Quando l'hai scoperto? Quando l'hai scoperto? Quando mi ha contattato poco tempo dopo. E? Che ti ha detto? Che era prigioniera nella sottorete dell'Arasaka. Che non potevano farle nulla. E mi ha detto di non andare a cercarla. In sostanza, è una IA ora. E tu cosa hai fatto? Sono andato a cercarla. Due cariche termonucleari. E sei tornato all'Arasaka Tower. I Voodoo Boy pensa soltanto che Alt è dietro al Blackwall. Ormai il network ci avrà trovato Alt e Rogue è venuta da te. Rogue era con te, di nuovo. L'ho pagata bene. L'hai detto anche tu, era la migliore. Aveva diversi contratti. Ma per qualche strano motivo ha accettato il lavoro di un rocker suicida. Uno che non vedeva l'ora di farsi ammazzare dalla rassegna. Mi è saltato via l'elastico. Erano intanto tempi. All'epoca i mercenari non vendevano il culo alle corporazioni. Questo è vero. Stava che gridassi facciamo il culo alla Arasaka e facevi bagnare le mutande a qualsiasi mercenario, Rogue inclusa. I Voodoo Boy pensano che ci sia lei, però. I Voodoo Boys credono di sapere dove sia, dietro il Blackwall, dove nessuno può raggiungerla. E Brigitte vuole andare là solo per entrare in contatto con Alt per parlarle. Vuole vedere il suo mito. Va bene, è l'ora di andare, Johnny. È bello chiacchierare con te, lo sai. Un attimo. Ma tu hai visto tutto oppure no? Ha funzionato? Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silverhand. Ora siamo pronti a contattare Alt. Prima dobbiamo andare più in profondità. Nel Blackwall. Oltre non esistono confini. Ma è Matrix palesemente tutto ciò. Ah, ma c'è gente oltre con noi. Blackwall. Pochi sono andati dall'altra parte. E pochi ne sono tornati? Esatto. Lei sarà la prima. Prima di attraversare Blackwall rimuovete il costrutto. Quindi non sapete cosa c'è dall'altra parte. Perciò, in realtà non avete la minima idea di cosa ci sia oltre quel coso. Ma lo scopriremo presto. E queste forme che vedo? IA selvagge, libere, in cerca di un passaggio. Ah, quindi sono azzeccato anche sul fatto che lei è diventata una IA. Toglietemi il costrutto. Ho fatto la mia parte, ora tocca a voi. Non possiamo fare nulla. Attraversiate il muro. Voglio che rimuoviate la psiche di Johnny. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dalla... Ti pareva! Ti pareva perché dovevo aspettarmelo. Cazzo, che dovevo andare io. Volevo aspettarmelo.
Non hai mai avuto intenzione di aiutarmi, vero? Non ha più importanza. Tu porrai fine a tutto questo. Va bene. Non ho molte opzioni, vero? No. Ali. Oltre il Black Wall. Blium. Passo dall'altra parte. Devi volerlo. Brigitte? Wow. Alt. Alt. Johnny. Ehi là. Bambola. Non puoi restare qui. Alt Cunningham. Alt. Devo ammettere che in questo pezzo non ho capito un cazzo di quello che è successo. Parleremo qui. Va bene. Lo lascia fare a me. Vai, fai tutto tu. Johnny. Hai attraversato il Black Wall per incontrarmi. Significa che va tutto bene? Che tra noi è tutto a posto? Ho riconosciuto il codice del tuo engramma, ma non so perché sei qui. Quello neanche io, in realtà, del tutto. Per averti tirato fuori dalla Rasaka Tower. Vi, questa è Alt, la miglior netrunner che Night City abbia mai visto. Ciao, piacere. Alt, questo è Vi. Devi salvargli la vita. Che prezzo devo pagare perché tu mi salvi la vita e Relic mi sta uccidendo? Questo chip, il Relic, mi sta uccidendo. Il costrutto che contiene si sta facendo strada nel mio sistema neurale. Questo lo vedo, ma perché è un mio problema? Perché non dovrebbe? Esatto. Tu hai creato il Soul Killer. Tu hai dato alla Rasaka una cazzo di superarma che ha demolito me, te e metà dei Netrunner di Night City. La tua morte è stata una tua responsabilità. Quello è vero, però. Cristo, Alt. Sono venuto a salvarti. E adesso mi dici che non è un tuo problema. Non lo è. L'Alt Cunningham che hai cercato di salvare alla Rasaka Tower non esiste. Sono passati anche 50 anni, c'hai ragione. È ovvio per te, visto che sei responsabile della sua morte. Perché hai strappato il filo? Non è stata colpa sua, comunque. Sei morta per colpa di Johnny. Come fai a saperlo? L'ho visto. L'ho visto nei suoi ricordi. È stato un incidente. Quello che hai visto è una visione soggettiva di quello che è successo. Un resoconto degli eventi distorto che Johnny ha immagazzinato nel suo subconscio e rivissuto all'infinito. Non ha niente a che fare con la realtà. Quindi mi stai dicendo che non era neanche tutto vero? Quindi tu chi sei allora? Sei Alt. Chi sei? Una IA che si è presa i suoi ricordi. Ma dai, l'hai trovato lì l'atteggiamento da stronza glaciale. Hai un conto sospeso con lui, ma con me? Ok, capisco che odia a morte Johnny, ma io... Non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Vero. Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Quella della Rasaka? Brigitte ha detto che era possibile. Interessante. Brigitte diceva che solo lei avrebbe potuto aiutarmi. I Voodoo Boys ti hanno ingannato. Ma chissà come mai lo immaginavo. Ok. Che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te? Se ottenessi accesso al Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nel Mikoshi e tu aiuti lì, d'accordo? E cosa farai esattamente? Cosa puoi fare per me esattamente? Chiunque abbia incontrato finora ha detto che sono spacciato. Vero? Chiunque intendi Hellman? Il leccaculo personale di Saburo. Quando il residente del Soul Killer sarà dentro il Mikoshi, io creerò un tuo costrutto per poi districare la tua rete neurale da quella di Johnny. Dopodiché reinserirò il tuo engramma nella tua forma mortale. Certo, ho capito. Ho capito, praticamente. Quando tu entri nel Mikoshi ti strappano l'anima e te la mettono sul Relic, diciamo, che è la cosa che hanno fatto con Johnny. Vuole fare la stessa cosa con noi, strapparci l'anima, metterla su un altro shard e rimettercelo nel corpo. A quel punto però il corpo vuoto potrebbe prenderselo anche Johnny volendo. È un problema. Quindi abbiamo un piano. Bene, allora abbiamo un piano. Ma come entrerete nel Mikoshi?
Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrarci. Erano figli della rete. Quello era il problema. I figli noi della vita forse ce la possono fare. Via una famiglia nomade bella grossa che farebbe di tutto per lui. Ehi, apriremo una breccia ed entrerai nei Mikoshi. A volte Johnny esagera, siamo d'accordo? Allora, siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Mikoshi. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Come ti contatto una volta pronto? Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione sicuro. E con i Voodoo Boys? Sì, signora! Non vi ostacoleranno. Questi erano gli accordi. Ah, i Voodoo Boys certo sono stati un problema. Sono stati un bel problema pesante. Io certo non mi aspettavo triplo giro di fregature. Virus, il cervello quasi fritto, questa fregatura dell'entrare noi al posto loro oltre il Blackwall. Ah, che schifo di vita, Vi. E così sei sopravvissuto? Di certo non grazie a te. Di certo non grazie a te. Non devi prenderla sul personale. Come potrei non farlo? Non ci chiamo il distrutto di Silverend. Tu sei sfortunato. Hai avuto un incidente e sei stato coinvolto. Quindi va bene trattarmi da idiota. È così che fate affari. Forse dovrei avvertire Alt. Osi farmi la predica? Beh, sì. Ora preferisco saldare i conti. Tempo sprecato, non voglio più avere a che fare con voi. Tempo e fiato sprecato. Meno male che abbiamo finito. Non voglio più avere a che fare con voi. Allora vattene. Ciao, stronzi. Siete stati utili come un dito nel culo. Ah, maledizione. Alla fine tutto quello che hanno fatto i Voodoo Boys è stato inutile. Mi dicono tutti di non prendere le cose sul personale, ma poi cercano tutti di fottermi. Sarai molto deluso. Perché? Perché in fin dei conti non puoi uccidermi. Non dipende da me. Ma andiamocene da qui. E ora svengo. E quando mai vi? Sto povero ragazzo, quanta merda che ti è successo. Il biochip. Non sono i crampi del terzo trimestre. Certo che è il chip, sei tu un bastardo. Certo che è il chip. No, certo che è il cazzo di chip. La mia Silver Endosi sta peggiorando. Stai per caso puntando il dito contro di me? Merda. Era il tuo cuore, riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo la sacca, bla bla bla, distruggere il Mikoshi. Stai proprio diventando me. Non fumare non va bene, sei un coglione, forse hai ragione. Mi sa che hai ragione. Litighiamo come due vecchi su una panchina al parco. Dovremmo cominciare a fidarci l'uno dell'altro. Ma non mi piaci nemmeno. Il problema è che secondo te il fine giustifica i mezzi. Non so nemmeno cosa sto facendo. Sai essere convincente. Sprezzi carisma da tutti i pori quando parli. Ma quell'ombra incredibile là sopra? Mi viene in mente l'atomica che hai fatto esplodere nella City, senza rimpianti né rimorsi. L'obiettivo era il Mikoshi, volevo distruggerlo. Ho dato all'Arasaka il tempo per evacuare l'edificio. Onesto. Che avresti ucciso della gente. Non dire stronzate. Quelli che non se ne sono andati, beh, sono morti. Anche tu togli parecchie vite. Ti sei mai fatto problemi? Questo è vero. Di sicuro ci meritiamo a vicenda. Siamo una bella coppia. No, noi due non siamo uguali. Per quello che ho fatto alla Arasaka Tower, non ho dubbi né rimpianti. Inganna qualcun altro con queste stronzate, non me. E tu che ne sai? È un casino. Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda. Era tutto quello. Avere un drink all'afterlife. Non so se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona?
La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Oh, finalmente qualcuno che me lo dice. Forse. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci conto. Beh, ma quando era dentro il chip senza essere attivato, non credo che... Come dormire? Niente coscienza. Esatto. Tempo. Esatto. Non sembrava successo. Finché era dentro il chip non poteva saperlo. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. Oh, quella era la tua di morte. Stai iniziando a confonderti, Johnny? Credo di capire perché lo odi. Oh, capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Perché è qualcosa di più personale, l'anima. Sai perché? L'eternità dura per sempre, ti negano il diritto di morire, ti trasformano in qualcun altro, fanno esperimenti. Ti negano il diritto di morire. Sarebbe come essere tenuto in vita da un respiratore. Il peggio non è quello. La cosa peggiore è quando ti cambiano l'identità. Lo sapevo che era quella l'opzione giusta. Diventato qualcun altro. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Beh, è ora di andare. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Beh, è stata una bella sigarettata, amico mio. Certo che sto chip, però, dà un sacco di problemi.